going to have to act if we want to live in a different world. Benvenuti in Francia, una mecca delle competizioni automobilistiche, sede del famosissimo Tour de France, nonché celebre per aver dato luce alle gare motoristiche nel tardo 1800. Beh, ne è passata di acqua sotto i ponti da allora, prepariamoci alla partenza. Tra poco il Gran Premio di Francia avrà inizio. 6 curve a sinistra e 9 a destra ci danno un totale di 15 del circuito Paul Ricard. Il giro è lungo 5,8 km. La velocità media dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,30. Quella massima dovrebbe sfiorare sul rettilineo Mistral i 330 km/h. Luca Filippi è al mio fianco, come sempre, per la gara di oggi. Parliamo un po' di Colombo. Sembra che oggi sarà una gara difficile per la penalizzazione ricevuta per la sostituzione di componenti della Power Unit che lo ha forzato nelle retrovie. In ogni caso, i nuovi pezzi serviranno a mantenere la potenza necessaria per tornare davanti. Penso userà una strategia più aggressiva oggi per recuperare. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Lewis Hamilton parte dalla pole position e Valtteri Bottas completa la prima fila. Per quanto riguarda il resto della griglia, Leclerc, Vettel, Max Verstappen e Albon, Stroll, Perez, Ricciardo ed Esteban Ocon, Raikkonen, Giovinazzi, Pierre Gasly e Norris, Sainz, ha preso una penalità in griglia di partenza. Kvyat, Romain Grosjean e Kevin Magnussen, Giotto, Russell, Latifi e Colombo. Chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà a prevalere oggi. Oggi gareggerai sulla pista di casa del fornitore del motore. Cerca di farlo felice.
safety car, virtual safety car. Riduci subito la velocità, devi mantenere positivo il delta. Cinque decimi a giro.
avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme morbide. Thank you.
spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Thank you.
arco chiuso. Una vittoria meritatissima fa calare il sipario su questo sublime Gran Premio di Francia. Dimmi Luca, oggi in cosa si sono dimostrati superiori ai concorrenti? Beh, probabilmente la gestione delle gomme è stata determinante in questa gara. Come sempre, la velocità in sé non è tutto, bisogna mantenerla costante per un intero spin, se non per tutta la gara. Quindi riuscire a tenere un buon tempo sul giro senza sforzare troppo le gomme. E la vettura si rivela spesso un fattore decisivo per la vittoria. Sul podio spicca la tuta rossa più famosa al mondo. È una grande vittoria per una grande scuderia. La Ferrari non ha deluso le aspettative. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Non è stato il weekend migliore per il leader del campionato, che vede ridurre il proprio vantaggio in vetta. Luca Filippi, dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Direi Colombo. Ha saputo sfruttare al meglio le gomme senza perdere velocità. Un'abilità che torna molto utile nella Formula 1 moderna. Ora vediamo la classifica costruttori. Il primo in classifica frena la sua fuga dopo un weekend difficile. Nel frattempo prosegue la scalata alla classifica dell'Alfa Tauri dopo un weekend entusiasmante. Bene Luca, finisce qui un altro fantastico weekend di corse. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci. Alla prossima!